Salve! Se ti trovi qui è probabile che ti piacciono le esplorazioni, i viaggi o forse quella bellissima e tremenda allo stesso tempo cosa che è la storia. O semplicemente stavi scrollando alle 3 del mattino cercando di prendere sonno e sei capitato in questo angolo buio dell'internet. Ma in ogni caso, sei nel posto giusto. Sì, perché noi parliamo proprio di questi argomenti, ma in una maniera un po' più originale rispetto a quello che si può trovare in giro. Il perché te lo spiego subito. La storia, di solito come ci viene proposta, che sia nei libri, a scuola o comunque in televisione, tende sempre a prediligere, a parlare principalmente, no? Della vita dei re, delle questioni politiche, delle guerre, della nobiltà, della religione, insomma, dei cosiddetti VIPs. Però io ho sempre preferito un altro tipo di storia, quella vera, quella nuda e cruda, quella del popolame, no? Quella quotidiana, delle persone che veramente portavano avanti una cultura e una società. C'è una domanda che si è posto il grande drammaturgo tedesco Bertolt Brecht a proposito, di questa visione. Cesare conquistò la Gallia e sconfisse i Galli, vero? Ma non aveva con sé neanche un cuoco? Ebbene, io voglio raccontare la storia di quel cuoco e delle persone a cui ha servito il pranzo ogni santo giorno prima della battaglia. Anche perché, pensaci un secondo, quando ti viene fatta la domanda: sì, ma in che periodo storico ti sarebbe piaciuto vivere? E la risposta è: ah, sicuramente al tempo degli Egizi, dei faraoni, la prosperità di una civiltà, di un impero. Bene, al 99% saresti nato e morto come schiavo a 20 anni di fatiche e di stenti. Quindi sarebbe meglio sapere come saresti potuto vivere prima di fare una scelta così alla leggera. Questo perché le popolazioni del passato erano quanto più assurde e incredibili di cui possiamo immaginare. Meglio di ogni fantasia. E queste informazioni per la maggior parte ci sono state date da viaggiatori, esploratori, soldati, missionari, mercanti, ovvero tutti coloro che nella loro vita hanno avuto la fortuna di incontrare dei popoli stranieri e poter osservare tutte le loro stranezze e particolarità. Questo perché è proprio l'occhio del curioso, quello che al mio parere è quello che sa raccontare meglio di tutti gli altri, perché osserva ogni cosa come se fosse nuova. Come fa un bambino. Quest'occhio emerge solo a chi viaggia, a una persona che sta esplorando. A volte sembrerà banale, soprattutto perché chi osserva lo fa confrontando la propria idea del mondo con quella a cui sta andando incontro. Ed è proprio qui che nasce il racconto. È successo a chiunque di noi, chiunque ha fatto un viaggio, chiunque è uscito dalla propria casa almeno una volta e ha incontrato delle abitudini diverse, vedendole per la prima volta ha detto: oh cavolo, figo! Non lo sapevo, non l'avevo mai visto. Ebbene, questo tipo di storie per me hanno lo stesso valore di quelle della guerra, di una rivoluzione economica, di una scelta politica, perché al di là di questi grandi avvenimenti storici scritti e ricordati come date, ogni giorno nel quotidiano c'erano delle persone che agivano in quel contesto e sono coloro che hanno veramente portato avanti la storia. Pensiamoci bene, il mondo come oggi lo conosciamo lo dobbiamo soprattutto a quelle persone che si sono buttate nell'ignoto per cercare di capire cosa c'era al di là dei loro confini. Mappare, riportare indietro informazioni e tutto questo a costo della loro stessa vita, per la volontà di scoprire com'era fatto il mondo. Vedremo inoltre che molti viaggi e scoperte hanno un elemento in comune. Più si mirava a un obiettivo e più alla fine si raggiungeva tutt'altro. Eppure non ti ricorda qualcosa? Per me è una similitudine della vita, ovvero tutto quello che succede opposto a quello che in realtà avevamo pianificato. Pensiamo agli esploratori del passato come i moderni travel blogger, che a differenza delle storie di Instagram avevano i diari di bordo e a differenza dei filtri un po' di esagerazione sugli aneddoti, diciamo. Ma a differenza dei travel blogger, che passano da un resort all'altro, tutti belli curati, tutti belli tranquilli, i nostri turisti preferivano le traversate negli oceani in mezzo alle tempeste, l'arrivare in una terra sconosciuta, il doversi battere per il cibo, lo scontro con le popolazioni ostili, le malattie, il caldo cocente, i freddi devastanti e soprattutto nessuno spoiler sulla meta finale. Quello che mi ha sempre stupito e affascinato delle vite di questi esploratori
è che loro partissero all'avventura senza telefoni, assicurazioni, diritti, medici, certezze di ogni tipo. Insomma, tutele che chiunque viaggia al giorno d'oggi ha. Ma a differenza nostra, avevano un elemento che oggi noi non potremmo mai avere, ovvero l'emozione e l'ansia del tuffo nell'ignoto. Sì, perché al giorno d'oggi per conoscere cosa si nasconde in un luogo ignoto basta prendere un aereo oppure osservare con un satellite. Conosciamo praticamente ogni centimetro quadrato della nostra terra e dove porta ogni sentiero. Nel nostro quotidiano abbiamo strade, recinti, mura che ci dicono dove dobbiamo andare. Ma pensaci un attimo, non ti è mai successo di trovarti solo in mezzo alla natura? Magari immagina, chiudi gli occhi e immagina una vallata enorme, sei da solo. Quella sensazione arcaica, primordiale, che è tutto per te da esplorare, non sai che cosa c'è, ma non ti fa paura, anzi, vuoi buttarti completamente nel mezzo e scoprire da te che cosa si trova. Quella sensazione di dire, lo sto vedendo solo io. È un cambio di prospettiva che oggi purtroppo abbiamo perso, ma è una sensazione a mio parere bellissima. Che è proprio quella della scoperta e che oggi, diciamo, è molto semplificata dal fatto di poter aprire Google Maps e vedere ogni singolo angolo della Terra in un click, mentre nella realtà dei fatti ci sono voluti più di 3.000 anni di storia per raggiungere questo traguardo che abbiamo oggi. È vero, questo processo è costato la vita a migliaia di uomini durante la storia, ma ha permesso ad altrettanti di fare viaggi incredibili, per mappare pochi centinaia di metri sulla costa in una mappa o per riportare un piccolo gingillo in patria una volta tornati a casa. Approdare oggi su un'isola vuol dire avere tutti i comfort del caso, ma immaginati un attimo come poteva essere stato 300 o 400 anni fa. Dopo aver combattuto tutta la notte contro una tempesta, sei di fatto naufragato su un'isola sconosciuta. Assieme ai tuoi compagni dovete iniziare a organizzare come poter sopravvivere, la ricerca del cibo, la ricerca di oggetti, il dover mappare la zona, il dover capire se c'è già qualcuno su quell'isola. Insomma, anche solamente un piccolo pezzetto di legno può diventare utile. Ogni cosa che trovi è interessante, ogni sguardo è pieno di valore, perché ogni centimetro di quella terra nuova nasconde un potenziale. Loro, no? Non stai a pensare a cosa succederà, non stai a pensare a cosa è successo, perché tutto è presente, tutto è vita. Ok, sono stato serio fino adesso, ho dato un'impressione professionale, ma posso finalmente muovermi e ad attenermi al vero mood del canale, quello un po' più a bombazza, no? Come dicevano i kamikaze giapponesi. Dai, non si può dire sta roba. E insomma, diamo con una carrellata di spoilerini. A che vedremo nelle prossime puntate del canale. Gente che mangia cavallette come fossero cornflakes. Gente che si getta dei secchi di pipì in testa per avere salva la vita a modi Ice Bucket Challenge. Eunuchi che portano con sé i propri gioiellini di famiglia e delle sacchettine durante le loro avventure. Marinai con la testa aperta in due da un'ascia che rincorrono indigeni per spaventarli facendogli credere di essere dei fantasmi. E altre tresciate ancora maggiori. Ma soprattutto andremo a vedere come il mondo è stato veramente scritto, ovvero in mezzo alla gente come noi. Ah. Che dite, partiamo? Già vedo, chi è quello? Cristoforo Colombo che mi fa un cenno? Oh, Agri, vieni qua che parliamo. Oh, shit!